noi tutti e a tutti i nostri spettatori che siamo nel 2010, che questa significa CPI del 1960, che si stanno celebrando, devo dire, in maniera molto ampia. Noi l'abbiamo fatto raccontando la storia del Sette Bello, che vinse le del 1960, e oggi abbiamo, non dico il piacere, proprio l'onore invece di parlare di un altro sport attraverso uno dei trionfatori di quella Olimpiade, ovvero Livio Berruti, che ringrazio di essere qui presente e che saluto molto calorosamente. Grazie e auguri a tutti. Allora Livio, possiamo darci del tu, sì, anche se diciamo, c'è un certo imbarazzo, però... Lo sport non vuole lei, lo sport è... crea uguaglianza anche nel dialogo. Perfetto. In questi giorni abbiamo rivisto diverse volte, diciamo, l'impresa. Immagino che tu ormai l'avrai a memoria, non so quante volte l'avrai vista tu. C'è ancora un particolare di quella gara che, vedendolo ogni volta, ti dà un'emozione più forte delle altre? Ma forse l'aspetto migliore di quella gara è stato prima della partenza, quando ho fatto gli auguri ai miei avversari, cercando appunto di esercitare la tensione della partenza, no? E quindi c'è chi lo fa diventando scontroso, ombroso, invece cercavo di far finta quasi di essere lì per caso per allentare queste tensioni e soprattutto per dimostrare che lo sport è bello se lo fai col sorriso, con la gioia, con la sensazione di sentirsi tutti uguali, tutti partecipi ad una bella festa dello sport senza tante discriminazioni di nessun genere. Ecco, però quella gara ha lasciato, insomma, diversi atleti abbastanza scontenti, no? C'erano gli americani che pensavano di fare un bel bis. Ma il bello dello sport è questo, che fin quando non arrivi sul filo del traguardo non sei mai sicuro di aver vinto o di aver perso. Quindi sono gli aspetti belli e esaltanti dell'attività agonistica, dove tu quando parti sai benissimo di poter essere battuto e quindi di avere l'umiltà di rispettare gli avversari e soprattutto la forza di esprimere tutto se stesso nella maniera più bella, più pulita e più leale. Vincere quella gara, possiamo dirlo, da bianco, correndo con tanti neri, insomma, c'erano gli americani, è stata anche quella un'immagine abbastanza suggestiva, poi a Roma ovviamente. Che tipo di preparazione, poi dopo è venuto fuori tutto il doping e di tutto di più, ma voi che tipo di preparazione facevate? Come si arriva a una finale di 200 alle Olimpiadi negli anni 50? Ma sai, diciamo che a quei tempi il velocista era un essere fortunato, perché si diceva che doveva mantenere la freschezza nervosa e questo la interpretavi allenandoti poco per non stancarti. Quindi a quei tempi il velocista si allenava 5-6 volte a settimana. Io che avevo questo famoso talento, che ho queste doti naturali, mi allenavo 2-3 volte a settimana, ero un po' fagnano come si diceva, no? E soprattutto ti allenavi un'ora e mezzo, due ore al giorno, quando scendevi in pista, ma allenamenti poco stressanti, soprattutto allenamenti che erano solo puntati sullo scatto, sui cambi di staffetta, sulle partenze, ma non sulla resistenza. Sulla resistenza solo anni dopo si è scoperto che anche il velocista doveva fare allenamenti tipo mezzofondista, quindi negli anni 60 il velocista era un atleta che andava bene sui 100 perché i 100 erano piuttosto brevi, sui 200 già, sui 150 cominciava a cedere perché non aveva questa tenuta alla distanza. Per cui c'è stato un cambio radicale fra gli anni 60-70 fino invece con gli anni 70, scoprendo che il velocista deve anche allenarsi di fondo, ha acquisto più resistenza, più tenuta alla gara e quindi non ha quei cedimenti che noi avevamo, ahimè, ai nostri tempi. In una gara di 200 che poi si vince, c'è un momento specifico, preciso, prima dell'arrivo in cui si percepisce la sensazione di aver vinto? Ma diciamo, io ero molto forte in curva, infatti sapevo che il mio punto vincente era la curva dove dovevo senz'altro uscire in testa, come infatti succedeva. Poi dovevo cercare di allungare il passo per non ingripparmi, per non irrigidirmi, quindi cercare di fare una gara più fluida, più elastica, più armonica, cercando di ascoltare ansiosamente il rumore dello scalpiccio degli avversari se si stanno avvicinando. Non sentivo il rumore del pubblico, ma quello degli avversari sì. E puntavo ansiosamente il traguardo dove c'era un vero filo di lana, sperando di arrivarci prima degli altri. Quindi avevo queste due sensazioni, puntare sul traguardo e ascoltare se arrivavano gli avversari.
E poi negli occhi di tutti, a parte la gioia di veder tagliare per primo il traguardo, l'immagine di quella caduta che è diventata storica anch'essa. Ma sai, è stato un momento di rilassamento, quindi non è che mi fossi sbilanciato, ma sai, è come quando fai un bel esame difficile, dopo la tensione della gara ti lasci andare, lì mi sono quindi disteso, mi sono adagiato sul terreno quasi per volerlo abbracciare o assaporare. Infatti non ha avuto nessuna conseguenza. La semifinale ha di fronte due statunitensi, Norton e Johnson. Non ha uguali nel passaggio della curva, quasi per lui la forza centrifuga non esistesse. Lo stupendo equilibrio. Questi nuovi atleti, un Usain Bolt, che sensazione ti dà nel vederlo? Ma a me Usain Bolt piace molto perché mi pare che abbia lo stesso atteggiamento che avevo io quando gareggiavo, cioè disinvolto, scanzonato, un po' goliardico. Infatti questo atteggiamento che lui utilizza prima della gara, che servono per allentare queste tensioni, dimostra che lui fa lo sport con gioia, con passione, non con quella voglia drammatica di vincere come molti altri atleti hanno. Quindi diciamo che ha sdrammatizzato l'evento agonistico e ha ridato allo sport quell'aspetto più umano, più bello, più simpatico, più piacevole, più gioioso, come deve essere secondo me. Nella vittoria del 1960, 20-05. 20-05, sì. 20-05. Che limite ha l'uomo rispetto a queste gare? Ma il parlare di limiti è sempre un'impresa improba, perché non possono esistere i limiti, perché si è talmente legati a tante variabili che il limite del risultato dipende da troppi fattori, a volte dipendenti sia dall'atleta, sia dalle strutture che utilizza l'atleta, sia dalle strutture in cui vive l'atleta, per cui è difficile parlare di limiti. È ovvio che quando uno gareggia in altura, a 2300 metri d'altezza di Città del Messico, ha un vantaggio fisico effettivo, perché sono 3-4 decimi di guadagno rispetto a chi gareggia a livello del mare, quindi ci sono dei vantaggi particolari. Se uno gareggia a 5.000 metri dal testa avrebbe dei vantaggi migliori, quindi anche se uno utilizza delle strutture di scarpe molto più elastiche potrebbe avere dei vantaggi. Quindi diciamo, parlare di limiti non esiste, il problema è vedere se questi limiti si superano in maniera leale e corretta, in maniera come si può dire, armonica con le esigenze dello sport e non in maniera distorta. Quando esce dalla curva, Berruti è chiaramente primo. Questa manifestazione, noi siamo in questa manifestazione, si chiama Berruti Day, proprio per ricordare e celebrare quella vittoria. Piena di giovani, ecco, un'ultima cosa. Cosa si sente di dire Livio Berruti a questi giovani che si avvicinano a quella che continua a essere la regina delle discipline sportive? Lo sport deve essere fatto con gioia, con passione, col piacere di stare insieme, con la curiosità di confrontarsi, perché la molla fondamentale di ogni giorno per me è la curiosità. E lo sport è una palestra di curiosità, dove tu scopri te stesso, scopri meglio gli altri e soprattutto scopri questa voglia naturale di confrontarti con gli altri e di gareggiare lealmente rispettando le regole, perché lo sport è un grosso strumento di civiltà e di educazione non solo sportiva ma civile. Se avessi un'ultima domanda, se avessi una bacchetta magica e ti fosse consentito un solo incantesimo, ritorneresti per un secondo, per un attimo a quel momento della partenza di 50 anni fa? Eh sì, sono delle sensazioni ovviamente indicibili, dove però le affronti con uno spirito un po' disinvolto, un po' goliardico come ho detto, e quindi ti fanno rivivere un momento di gioia e di giovinezza che ahimè ormai non si prova più. Però è bello pensare che l'hai vissuto e l'hai vissuto in maniera pulita e onesta. Questo è l'aspetto più bello dello sport. Bene, noi ringraziamo Livio Berruti per questa piacevole intervista. Nel frattempo ci siamo leggermente adagiati anche su questo materasso. Ci rialziamo e con molto piacere salutiamo come al solito i nostri spettatori. Grazie, auguri a tutti, ciao. È il momento della verità. Berruti sorpassa le vittime della forza centrifuga. Un augurale volo di colombi e la vittoria. Tempo 20:05. Per due volte nello spazio di due ore, Berruti ha ripetuto il tempo del record mondiale.